Allora, colazione, ci dividiamo i compiti? Io faccio il caffè. Io faccio le omelette. E io sto per rendervi molto felici. C'è una bella novità, ho voluto aspettare che finiste di fare quello che stavate facendo di là. Quale novità? Riguarda il matrimonio. Fammi indovinare, hai delle proposte per le composizioni floreali? Ho cercato in lungo e in largo una composizione che rappresentasse appieno la vostra essenza. Vi presento il tunnel dell'amore. Gli sposi vanno verso l'altare attraverso un corridoio di archi decorati con meravigliosi fiori esotici. Inoltre c'è anche questa. Una foto in formato gigante. Fatta interamente di fiori. Sì, e ovviamente qui ci sareste voi due. Tutto fatto a mano da artigiani esperti del mestiere. Incredibile, no? Ma aspettate, non ho ancora finito. Mamma, sai bene che apprezzo il tuo entusiasmo e ovviamente le tue ricerche scrupolose, però credo che sia un po' troppo. In termini di costo? In termini di tutto quanto. Richard, ti rendi conto che scarti tutte le idee che propongo per la vostra cerimonia? Ti riferisci forse alle mega sculture di Nicky Heath, ai piccoli cantori viennesi e al team di volo acrobatico della Marina? Sto solo cercando di regalare un tocco di creatività al vostro matrimonio, ma a quanto pare volete che partecipi solo come invitata. Bene, mi adeguerò. Le avevo solo chiesto di proporre qualche idea per i fiori. Beh, conoscendola avrei dovuto immaginarlo. Le sue intenzioni sono buone, vuole contribuire ai preparativi. Troviamole qualcosa da fare, un compito per farla sentire partecipe. Sì, però deve essere qualcosa che non può rovinare in alcun modo. Ci penserò su. Sì, anch'io. Allora